Dobbiamo tornare a sentire, dobbiamo tornare alla semplicità, dobbiamo tornare a un rapporto con la terra, con l'ambiente, con la natura, nel quale ritrovare anche il nostro gusto e i nostri talenti. Dobbiamo cooperare a un mondo nuovo. Questo è importante. Ed è per questa ragione che io voglio parlarvi oggi dei frutti tropicali di un'azienda straordinaria che ho scoperto e che per me rappresenta una delle eccellenze italiane. Avocado di Sicilia, avocado di Sicilia, Sicilia avocado dal tropico. Loro fanno un lavoro immenso per portare sulla mia tavola quei frutti tropicali che non dovrebbero mai mancare e che sono davvero terapeutici, curativi, soprattutto in un tempo nel quale alla nostra salute e al nostro benessere dobbiamo sempre più imparare a pensare noi in prima battuta. Voglio ricordarvi che è molto importante in questa transizione iniziare a cooperare per una alimentazione depurativa, soprattutto per tutti coloro che hanno scelto, per esempio, un esperimento, una vaccinazione. È importante depurare per almeno i prossimi 6 mesi, ma soprattutto in questo passaggio dall'estate all'autunno. Non mangiare grassi sino al momento della sera, così da lasciare riposare il vostro fegato. Come fare? Beh, possiamo per esempio sostituire la classica salsa per l'insalata, magari condita con del buon olio o con magari altri ingredienti grassi. Possiamo preparare una salsa con dell'ottimo mango. Beh, innanzitutto il mango dovrà essere particolarmente maturo. Lo svuotate con un cucchiaino quando è maturo e poi tagliate il resto. Ecco che quindi aggiungete del pomodoro altrettanto maturo, del coriandolo, del sale magari alle erbe, delle alghe, per esempio l'alga dulce così terapeutica, del limone o dell'arancia spremuto, ottimo in questo caso. Mixate il tutto, potete sbatterlo con una forchetta oppure frullarlo ancora meglio. Se desiderate aggiungere anche un elemento piccante, potete mettere del peperoncino o del pepe ed ecco che la vostra salsa è fatta. Se siete veramente alla ricerca anche di sapori un poco più dolci, potete aggiungere anche dei datteri essiccati, chiaramente non dolcificati. Ed ecco qua che la vostra salsa è pronta, potete gustarla anche da sola oppure accompagnarvi delle verdure cotte e crude. Potete farvi quotidianamente del bene scegliendo azioni consapevoli, riconsiderando anche la vostra alimentazione e il vostro stile di vita. Per me, beh, per me al posto di un Green Pass, al posto di un vaccino obbligatorio, dovrebbe esserci uno stile di vita sano obbligatorio.